Hi Five Guys e bentornati sul canale più problematico del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Ci siamo, video che esce questa settimana molto in ritardo perché non ho avuto veramente il tempo necessario per andare ad aggiornare statistiche e tutto quanto. Ci sono riuscito adesso a fare le grafiche e dunque iniziamo veloci, facciamo questo video un pochino più breve. Perché? Perché tra poche ore veramente è ora di schierare la formazione. Prima di iniziare vi ricordo di scaricare l'app di OneFootball dal link qui sotto in descrizione, app che parla di calcio a 360 gradi, contatti chi chiede inclusione la formazione, le informazioni che molto importante perché potete mettere tutti i vostri giocatori della Fantarosa tra i preferiti, ci cliccate sopra e state aggiornati sulle statistiche in tempo reale, statistiche che sono molto importanti, lo sapete perché? Perché noi guardiamo ogni settimana in questo canale, in questi video, le statistiche e bene o male riusciamo a prendere quasi tutti i mercatori, riusciamo a prendere gran parte dei giocatori che prendono buoni voti e così riuscite ad essere sempre nelle top posizioni delle vostre Fantaleghe. App di OneFootball scaricabile dal link qui sotto in descrizione, che è un modo molto carino di supportare questo canale, così come un modo molto carino iscrivervi a questo canale perché stiamo veleggiando verso il podio degli youtuber marchigiani, e iscrivervi ai miei social Lorenzo Cantarini Official, dove ho messo due video che parlano delle strategie per il mercato di gennaio, e così di Fantacalcio Twitch che prima o poi riattiveremo, ormai questa ve la dico sempre. Iniziamo ragazzi. Allora, Lazio-Roma, meteo nuvoloso 7 gradi, arbitro Orsato che non dà rigori e cartellini leggermente sopra la media. Indisponibili Stracoscia e Fares nella Lazio, Mirante nella Roma. Squalificati non ci sono squalificati, scommettere come Gigi ve l'andate a vedere sul suo profilo Instagram, iscrivete che anche lui sta andando alla grandissima su Instagram. La statistica cosa dice? La Roma segnerà in contropiede, la Lazio sul calcio piazzato diretto. Dzeko potrebbe segnare nel quarto derby differente. Una statistica che è riuscita a pochissimi calciatori, tra cui Amadei, Volk, nomi molto molto cari ai tifosi romanisti, ma tra cui anche Del Vecchio e Totti, che sono invece due guru dei derby degli ultimi anni. Potrebbe Dzeko entrare in questa cerchia ristretta di giocatori consigliati, quindi Mkhitaryan, Veretout, Immobile, Luis Alberto per quanto riguarda le statistiche. Lazzari che se la vedrà contro Spinazzola, da quella fascia che Spinazzola è entrato malissimo, era entrato all'infortunio, assolutamente. Milinkovic-Savic potrebbe dare qualche grattacapo a Veretout in quella zona di campo, e Dzeko perché appunto per quello che ho detto prima. Mancini invece perché? Ma perché potrebbe andare a segnare di testa, lo vedo molto presente in quella zona di campo, magari potrebbe andare a segnare la seconda partita consecutiva, è deciso su Pellegrini, perché invece per quanto riguarda i contropiedi della Roma potrebbe essere colui che invece arriva un pochino più tardi, solitamente è così. Karsdorp e Marusic, il duello su quella fascia sicuramente non so come andrà a finire, dunque non mi sento di consigliarveli ma neanche di sconsigliarveli. Smalling e Acerbi indecisi perché? Perché ovviamente se la verranno contro Dzeko e Immobile, sappiamo che comunque sia è un duello abbastanza tosto. Da evitare invece Luis Felipe, Radu, Reina e Lopez, da contraltare della statistica quello che ho detto prima. La sorpresa potrebbe essere, immaginatevi, un derby deciso dai gol di Cristante. Io non riesco a immaginarlo veramente, potrebbe essere come il derby deciso dal gol di Yangambiwa, veramente robe assurde. Un derby deciso da Cristante che eleva Balzaretti, dici ti ricordi solo quelli della Roma? Sono romanista, è ovvio. Dici, uno di quelli che eleva questo giocatore a rango di Dio supremo della curva della Roma. Questo ragazzi è un sogno, una stronzata. Andiamo avanti. Bologna-Verona, meteo sereno 6 gradi, arbitro Mariani che dà quasi mezzo rigore a partita e cartellini nella media. Indisponibili Medel nel Bologna, recupera Skorupski il Bologna, attenzione, e Veloso e Favilli nel Verona, non ci sono squalificati. La statistica dice che il Bologna ha fatto over 2,5 nelle ultime 3 partite in casa, il Verona under 2,5 nelle ultime 3 partite in trasferta, dunque statistiche contrapposte che non so veramente dove andare a prendere. Consigliati Zaccagni, perché? Perché se dovesse esserci un gol del Verona, presumo lo vada a segnare Zaccagni. Soriano, che ve l'ho messo in un colorino strano, perché? Perché la vittima preferita di Soriano è il Verona, e quindi c'è, cioè, che tra la miglior media partite giocate che ho realizzato dovrebbe essere così, e quindi Soriano ve l'ho messo in oro, perché se un gol del Bologna invece lo vedo fatto a Soriano in più a questa statistica che lo supporta. Consigliati Faraoni, che se la vedrà contro Dix, Di Marco che se la vedrà contro De Silvestri, sapete a me le fasce del Bologna non è che mi entusiasmano. Orsolini invece che potrebbe magari andare a segnare, a fare un gol su calcio piazzato che ci potrebbe stare, e più se la vedrà contro Davidovic che rientra adesso all'infortunio. Indeciso su Kalinic, Palacio, sono le prime due punte delle squadre che
una partita da, non so, da 1-1, non riesco veramente a interpretarla, e in questo caso le due punte non so quanto potrebbero andare a segnare. Svanbeck, Schouten, Tamese, Ilicic, che sono i duelli a centrocampo, duelli a centrocampo che sinceramente non riesco a decifrare molto bene. Tomiyasu, Barak e Silvestri invece sono giocatori che stanno assolutamente rendendo al momento in linea con le aspettative. Da evitare invece Magnani e Danilo, che sono i dirimpettai di Palacio e Kalinic. Questi duelli sinceramente anche non riesco a vederli, perché abbiamo degli attaccanti che non è che segnano solitamente, ma dei difensori che invece possono beccare da queste punte, dalle caratteristiche delle punte, per cui boh, non lo so sinceramente. Poi De Silvestri, Dix, appunto, come dirimpettai di Faraone e Di Marco. Davidovic, ve l'ho spiegato prima. Skorupski rientra adesso all'infortunio, io non ci farei sinceramente affidamento. La sorpresa potrebbe essere Skov Olsen. Proseguiamo. Torino Spezia, meteo sereno 2 gradi, arbitro Fabbri che dà un rigore ogni 4 partite e cartellini nella media. Indisponibili Vojvoda e Bonazzoli nel Torino, Agudelo nello Spezia, squalificati Rincon nel Torino. La statistica dice che il Torino segnerà su calcio piazzato diretto o con l'aiuto di un passaggio filtrante. Attenzione, quindi consigliati per questo motivo Belotti, Verdi e Lukic. Poi consigliati Nzola per lo Spezia, è vero che ha un piccolo problemino fisico, però dovrebbe recuperare, si troverà contro gli anche con un difensore che a me non piace, dunque ve lo vado a consigliare, così come Singo che da quella parte si arriverà con Marchizza, che è a sua volta in ballottaggio con Bastoni, che però è acciaccato, andrà al massimo in panchina. Marchizza non sta rendendo ultimamente granché, potrebbe metterlo in difficoltà. Poi Bremer e Izzo, perché non so come sconsigliarveli in questo momento, che sono veramente il valore aggiunto di questo Torino. Indeciso sull'Inetti, perché qualora ci fosse un gol del Torino non credo che poi andrà a segnare l'Inetti. Sirigu, perché non prevedo tantissimi gol da Sirigu, ma non prevedo neanche il clean sheet. Poi Rodriguez e Ferrari, e Ferrer, da quella fascia, duello tra due non eccelsi aratori di fascia, dunque magari può darsi che uno e due vada a prendere un bel voto. Poi terzo e Ciabotta dall'altra parte, che anche loro, così come Bremer e Izzo, sono giocatori in questo momento che è impossibile proprio da sconsigliare. Da evitare invece Provedel, che probabilmente andrà a prendere 1-2 gol. Agumè, che se la vedrà in mezzo con l'Inetti, Lukic e Se, e attenzione, questo dopo la spiego dopo. Poi Lianco l'ho spiegato prima, Marchizza ve l'ho spiegato prima, Farias ragazzi non sta rendendo assolutamente niente. La sorpresa potrebbe essere questo Segre, so che molti di voi non, in tantissime leghe non è stato acquistato, magari ci sono leghe che hanno il mercato sempre aperto, andatelo a prendere. Perché Segre ha fatto 2 gol contro un'unica squadra nella sua carriera, qual è? Appunto lo Spezia, e quindi è una statistica, una curiosità che magari in questa giornata potrebbe farvi comodo. Sandoro Udinese, meteo sereno 8 gradi, arbitro Sacchi che non dà rigore e cartellini nella media. Indisponibili Gabbiadini nella Samp, Forestieri, Nuitin, Kokaka nell'Udinese, e squalificato Yankton nella Samp, dunque non ci sarà il solito ballottaggio a 3 nelle fasce, ma giocheranno Damsgaard e Candreva. La statistica dice che la Samp ha segnato almeno 2 gol nelle ultime 3 partite in casa, l'Udinese ha subito almeno 2 gol nelle ultime 4 partite, dunque una partita che prevede almeno un paio di gol per la Samp, almeno statisticamente parlando. Consigliati quindi Quagliarella, Candreva e Keita, che sono quelli che potrebbero andare a segnare nella Samp. Pereira ragazzi, che lo vedo molto in forma e potrebbe mettere in difficoltà il centrocampo a 3 dell'Udinese, potrebbe mettere in difficoltà il centrocampo a 2 della Samp, e quello che si va a inserire potrebbe essere Pereira, mentre De Poel ragazzi è impossibile da sconsigliare. Indeciso su Damsgaard, che invece in questo paio di gol previsti nella Samp potrebbe essere colui che non va a segnare. Tosby, ve l'ho spiegato prima, potrebbe essere messo in difficoltà da Pereira. Lasagna e Larsen stanno tornando ai loro livelli, che sono livelli di standard alti. Sapete che secondo me Lasagna farà una seconda parte di stagione assolutamente on fire, e Larsen invece ragazzi potrebbe anche andare a mettere in difficoltà addirittura Damsgaard e Augello. Da vedere invece Musso un paio di gol li prende, Bonifazi perché il centrale dell'Udinese un paio di gol li prende, Zegelar dalla parte di Candreva potrebbe subire appunto le iniziative dell'esterno della Samp, poi Ekdal, Colle, Samir e Becao, perché ultimamente non stanno rendendo fantacalcisticamente parlando come si aspetta. La sorpresa potrebbe essere Nestorowski, la vittima preferita di Nestorowski chi è? La Sampdoria, e quindi una sorpresa potrebbe essere la sorpresa di giornata. Partita di domenica, Napoli-Fiorentina, meteo nuvoloso 7 gradi, arbitro Chiffi che dà mezzo rigore a partita e cartellini sotto la media. Indisponibili Manolas nel Napoli, che però recupera Koulibaly e Osimhen, ormai non si sa neanche quando rientrerà. Dall'altra parte Borja Valero e Pezzella sono in forte dubbio. La statistica cosa dice? Che il Napoli segnerà con un tiro da lontano. La Fiorentina è l'unica squadra contro cui Insigne ha partecipato attivamente a 4 gol nella stessa sfida, e quindi consigliati Insigne ovviamente, per i tiri da lontano Zielinski e Politano.
Dall'altra parte invece Ribéry potrebbe mettere in difficoltà il Napoli dalla parte di Maximovic e Castrovilli potrebbe lanciare appunto Ribéry. Indeciso su Lozano e Ruiz per quanto riguarda i tiri a lontano, magari potrebbe essere coloro che non andranno a segnare con questo fondamentale che statisticamente parlando è quello con cui il Napoli andrà a scardinare la difesa della Fiorentina. Bakayoko potrebbe essere preso in mezzo appunto da Ribéry e poi Koulibaly e Biraghi che rientrano adesso da rinfortuni. Biraghi vabbè è rientrato da un pochino però non sta sinceramente rendendo, ma non mi sento di sconsigliarmelo perché da quella fascia magari potrebbe mettere in difficoltà Isai e Koulibaly rientra adesso ragazzi, boh non lo so, vale la pena schierarlo. Da vedere invece Martinez quarta, Milenkovic e Igor, perché? Perché secondo me un paio di gol li vanno a prendere. Maximovic invece potrebbe essere quello messo in difficoltà da Ribéry o addirittura da Vlahovic e Petagna che l'ultima partita sinceramente ha steccato e non parte titolare. La sorpresa potrebbe essere chi? Bonaventura, perché chi è la vittima preferita di Jack Bonaventura? Ovviamente il Napoli tra l'altro ha segnato già 3 gol al San Paolo. Crotone Benevento, meteo nuvoloso 7 gradi, arbitro Sozza che dà mezzo rigore a partita e cartellini leggermente sopra la media, indeciso, indisponibili, Marrone, Benali, Molina e Cigarini nel Crotone, ma anche il mio pupillo Molina, ragazzi, così, beh, un mese ne avrà, dunque sono un po' messo male al fanta youtuber. Dall'altra parte Schiattarella, Caldirolle e Letizia, lo sappiamo, squalificato Reca nel Crotone, dunque problemi sulle fasce per il Crotone, si trova a giocare con Rispoli e Pereira. La statistica cosa dice? Che l'ultima neopromossa ad aver ottenuto 3 vittorie di fila in trasferta in Serie A è il Bologna nel 2016, dunque attenzione al Benevento, potrebbe eguagliare questo record. Non mi dà molto la statistica, per cui questa partita secondo me è abbastanza avvolta nella nebbia. Vi consiglio Insigne del Benevento che potrebbe andare a mettere in difficoltà la difesa del Crotone. Dall'altra parte come faccio a non consigliarvi Messias e Zanellato, che in questo momento sono i due giocatori secondo me più in forma delle squadre, e Tuglia nel Benevento perché effettivamente sta segnando con continuità. Indeciso su Improta, che potrebbe mettere in difficoltà le fasce appunto già molto deficitarie del Crotone. Indeciso anche su Simiella Padula, perché? Perché ci potrebbero essere rigori in questa sfida e prevedo magari un gol di uno o entrambi i giocatori magari su rigore. Da vedere invece Pereira, Rispoli, ve l'ho detto per le fasce, Gigi e Luperto, perché potrebbero essere messi in difficoltà appunto da Insigne e da Sao, che andremo a vedere tra un po', e Vulic, Riviera e Unita invece non stanno rendendo quanto ci si aspetta da loro. La sorpresa potrebbe essere Marco Sao, che nella sua magnifica carriera in Serie A non ha mai segnato per 3 partite di fila, al momento a 2 potrebbe andare a interrompere questo brutto record. Sassuolo Parma, meteo nuvoloso 5 gradi, arbitro Pezzuto che dà un rigore a partita, dunque attenzione rigoristi e cartellini sotto la media. Indisponibile Berardi nel Sassuolo, Osorio, Caramoglia, Coponi e Gagliolo nel Parma, squalificati Obiang da una parte e Hernani dall'altra. La statistica dice che il Sassuolo segnerà con un tiro da lontano, ma dice anche che Inglese ha segnato la sua unica tripletta in Serie A al Mapei Stadium. Dunque, la sorpresa ovviamente, avete capito che è inglese. Consigliati quindi, Juricic e Boga potrebbero andare a segnare con un tiro da lontano. Tra l'altro polemica, piccola polemica di De Zerbi su Boga, ha detto se lui pensa già al mercato e non ci ha capito niente, ma non credo che pensi al mercato, dunque credo che gli darà ancora fiducia. Dall'altra parte Gervinho potrebbe mettere in difficoltà Muldur su quella fascia per il Sassuolo, poi Caputo che potrebbe essere il rigorista del Sassuolo e Kučka potrebbe essere il rigorista del Parma. Indeciso su Locatelli e Lopez, altri due tiratori da lontano, Locatelli però è leggermente acciaccato. Dall'altra parte, per quanto riguarda invece le formazioni, Pezzella, Muldur, Busic e Kyriakopoulos, ragazzi, duelli su delle fasce che non amo particolarmente, lo sapete, e non so sinceramente se valga la pena schierarli oppure no. Dall'altra parte Traoré potrebbe essere un altro giocatore del Sassuolo che potrebbe segnare da lontano, ad evitare quindi Sepe, Balog e Alves, perché un paio di gol per me il Parma riprende. Kyriakes dall'altra parte potrebbe essere messo in difficoltà da Gervinho, e poi Ferrari e Brugman non stanno rendendo fantacalcisticamente parlando quanto spereremo. La sorpresa inglese ve l'ho già detto. Atalanta-Genoa, meteo sereno 5 gradi, arbitro Marinelli che non dà rigori e cartellini nella media. Nell'Atalanta tutti arruolabili, nel Genoa invece indisponibili Biraschi, Zapata, Pandev e Pellegrini. Scommettere come Gigi, eccolo che torna e ci dà la sua indicazione, che dice partita da over 2,5 e dunque previsti tanti gol. La statistica ci dice che l'Atalanta segnerà in seguito un errore avversario, e quindi mettiamo Zapata, Ilicic, Muriel, Gosse, Seate, perché sono quelli che potrebbero andare a segnare su errore avversario. Dall'altra parte invece, visto che l'Atalanta le punte avversarie qualche volta le soffre un gol, solitamente lo prende, come non consigliarvi destro? Indeciso su Pessina, Freuler e De Ron, perché? Perché
possono segnare anche loro, ma magari sono più previsto il gol di quelli sopra, Shomurodov, perché potrebbe essere invece lui quello che va a segnare per il Genoa. E poi Zajc e Criscito, perché? Perché Zajc, ragazzi, sta andando a livelli molto alti, e Criscito è vero, non sono previsti i rigori, però come sconsigliarvi Criscito se qualora ci fosse un rigore? Da vedere invece per il Masiello Radovanovic, cioè per quanto detto sopra. Dall'altra parte Gin City potrebbe essere colui che va a beccare il gol della punta avversaria, quindi del Genoa, e poi Ghiglione e Zappacosta, che sono le ali del Genoa e le ali dell'Atalanta, li devastano. Secondo me la sorpresa potrebbe essere Alberto Paleari, e qua, ragazzi, una speranza mia per quanto riguarda questo magnifico ragazzo che ha fatto una partita monumentale in Coppa Italia. Veramente applausi Alberto Paleari. Magari non vorrei che Ballardini voglia andare a premiare questo ragazzo che è assolutamente in forma, ma assolutamente, assolutamente tanto in forma, magari vada a giocare a lui e vada a bloccare invece l'Atalanta. Ma al momento, ragazzi, comunque titolare è Perin. Inter-Juventus, il big match di giornata, meteo nuvoloso 2 gradi, arbitro Doveri, che dà pochissimi rigori e pochissimi cartellini. Indisponibili D'Ambrosio nell'Inter, mentre nella Juventus indisponibili Dybala, Alexandre Cuadrado e De Ligt, dunque problemi in difesa per Pirlo. Scommettere come Gigi cosa ci dice? Gol e X? Le quote sono in drop a favore del gol e dell'Inter, dunque attenzione, perché la statistica invece dice il contrario, che la Juventus è l'unica squadra contro cui Conte, la Juventus è l'unica squadra contro cui Conte ha sempre perso da allenatore in Serie A. Incredibile, ma è vero, ragazzi. Però dice anche che l'Inter potrebbe segnare in contropiede, dunque attenzione, consigliate quindi Lautaro, Brozovic per i contropiede dell'Inter. Dall'altra parte Ronaldo e Chiesa, perché? Perché sono due più in forma alla Juventus, dunque se la statistica dice che vince la Juventus, vi dico, lui schieratelo. Poi Lukaku, perché? Perché, ragazzi, perché Lukaku è impossibile non toglierlo. E poi perché appunto la Juventus ha questo problema in difesa, e come togliere Lukaku da questa sfida, soprattutto visto che gioca Chiellini, che va bene. Poi Bonucci, perché? Perché l'Inter abbiamo visto che potrebbe avere dei problemini sui gol di testa, come è successo domenica con Mancini. E poi Hakimi, perché? Perché da quella fascia troverà Frabotta, che per carità, giocatore bravissimo ragazzo, giocatore assolutamente in forma, però Hakimi secondo me lo va a asfaltare. Indeciso su Barella in quel centrocampo, contro il giocatore della Juventus potrebbe trovare qualche difficoltà, ma invece potrebbe essere magari colui che va a risolvere anche un contropiede. Chiellini dall'altra parte potrebbe avere difficoltà a marcare Lukaku e a marcare il contropiede dell'Inter. Poi Frabotta, come ho detto prima, e Young e Dalino sfida in quella fascia che non so sinceramente decifrare. Da vedere invece Bastoni e Rabiot, perché sono i due giocatori più in difficoltà delle due squadre. La sorpresa troppo facile, Vidal, l'ex più ex della partita. Ed andiamo a concludere con il posticipo di lunedì sera. Cagliari-Milan, meteo sereno 10 gradi, arbitro Abisso che dà rigori, ragazzi, attenzione, quasi un rigore a partita e cartellini nella media. Disponibili Faragone e il Cagliari, Krunic, Rebic e Gabbia nel Milan, qualificati Nandez e Leao. Scommettere come Cici ci dice, over 1.5 ospite, oppure 2 più segna Ibra. Dunque attenzione, la statistica ci dice che il Milan segnerà su calcio piazzato in diretto e o in contropiede, quindi andiamo a consigliare per questo motivo Ibra, Çalhanoğlu e Auge. Dall'altra parte vado a consigliare João Pedro, perché? Perché ci saranno rigori, che sì, appunto, perché ci saranno rigori, e Theo Hernandez, perché è impossibile lasciarlo fuori. Indeciso su Nainggolan, potrebbe avere difficoltà a controllare i contropiedi del Milan, ma potrebbe anche andare a segnare. Dunque, ragazzi, non so se consigliarvelo o sconsigliarvelo. Poi Ounas e Sottil potrebbero andare a mettere in difficoltà gli esterni del Milan, che spingono molto, ma difensivamente magari hanno qualche problema, e Tonali, perché sta ritornando veramente ai livelli di Brescia. Invece Cragno, Volochievic e Godin, ve l'ho detto, il Milan secondo me un paio di gol li va a fare. Lico Giannis e Zappa potrebbero avere invece problemi a tenere appunto gli esterni del Milan, che difendono poco ma attaccano tanto. E poi Marin, che invece fa una partita davvero una mano, ragazzi, un giocatore su cui non fare l'affidamento, soprattutto su questa partita. La sorpresa potrebbe essere un gol di testa di Kier. Bene, ragazzi, andiamo a concludere qui questo video, veramente, perché è tardi, ora di schierare la formazione, non sono riuscito a fare i conti per la regola del 72, non ho avuto sinceramente tempo di andare a vedere i probabili marcatori e i probabili clean sheet. Mi dispiace questa settimana, andremo a fare tutto quanto la prossima, andremo anche a fare la punizione del se non segna che ho perso la scorsa settimana di Quagliare, e la rinviamo tutta la prossima settimana perché è veramente tardi, ragazzi. Un saluto dal secondo divano più famoso del web, e se hai capito la battuta sei uno zozzone.